Sì, è una cosa che sto facendo pubblicamente, quindi è una disobbedienza che faccio pubblicamente, quindi fate ciò che ritenete. Io rimarrò qui disobbedendo a questa norma. L'unica cosa che lei non può, non può fotografare all'interno. All'interno non può fotografare. Ma non sto fotografando. Neanche videocamere, neanche video. Io sto riprendendo il volto del sì, però comunque se all'interno, all'interno del locale. Non riprendo né il marchio né il luogo, sto riprendendo il volto del professore e le sue dichiarazioni. Però purtroppo sì, non lo può fare qui. Io sto facendo una disobbedienza civile. Ho capito, ma non lo può fare qui all'interno. Senza per me, senza nulla, non lo può fare. È una disobbedienza civile rispetto a questa norma discriminatoria. Nel momento in cui rendo visibile che si tratti di questa categoria. Però comunque, come vedete, nonostante io stia registrando, non è neanche nominata. Ci troviamo in modo per non metterla in difficoltà. Sto inquadrando in primo piano il professore. Ci troviamo in una famosa catena che non nomino, diciamo alimentare di servizi, di fronte al Mastio Angioino a Napoli, dove sto disobbedendo alle leggi segregazioniste che impediscono di, diciamo, a noi esseri umani senza il marchio di non posso signora, devo disobbedire, è una disobbedienza civile. E quindi ora stanno chiamando le forze dell'ordine, mi trovo all'interno di questa famosa catena, diciamo, che molti di voi conoscono, alla quale non vogliamo creare alcun problema, ma siamo costretti a disobbedire a delle norme, alle norme sul lascia passare, che escludono una grande parte della popolazione dai consessi sociali, dalla socialità, dalla vita, dalla cultura, dai diritti. Sono qui per disobbedire, non accetterò di uscire a meno che io, diciamo, non sia portato via. In quel caso, diciamo, non opporrò alcuna forza a tutto questo. Mi vado a sedere. Non faccio vedere il marchio di dove mi trovo, perché altrimenti, insomma, non vorrei in alcun modo generare imbarazzo in questo famoso marchio. Ora mi siedo qui, ecco, mi siedo a tavola e qui attendo, sono in compagnia di un carissimo amico che è Ciro Silvestri del sindacato Fisi, che sta documentando anche come giornalista quello che accade, l'infamia di non poter entrare in un locale pubblico, che è una norma che va a violare le nostre norme costituzionali, le norme internazionali, va a violare ogni tipo di diritto umano. Ora io attenderò qui l'arrivo della polizia, delle forze dell'ordine. Oggi passerà di qui, qui in questa piazza, siamo al Mastio Angioino, e passerà di qui anche colui che occupa il posto di Presidente del Consiglio in una maniera poco rispondente perlomeno alle norme costituzionali, il signor Draghi. Lei ha il Green Pass, per favore, altrimenti non può stare seduto all'interno. No, il Green Pass. Allora, signora, gentilmente si deve accomodare fuori. No, signore, io... Deve andare al governo centrale a fare sta roba, signora, non qui, noi siamo dei lavoratori, fuori, signora, per favore. Ma io ho fatto vedere... Fuori, per cortesia, no, non è... Io sono un essere... Chiama la polizia, chiama la polizia. Signore, se ritiene, può farlo, è una disobbedienza civile. Ma che fare fuori? Signore, è una disobbedienza civile. Ma da noi? Signore, non... Ma vada al governo a fare la disobbedienza. Non deve riprendere. Disobbedienza civile, questo. Non deve riprendere. Disobbedienza civile. Vabbè, chiamo la polizia. Sì, è una disobbedienza civile. Io credo che si veda che non abbiamo, diciamo, messo... Fare una manifestazione, dove la dovete fare? Signora, noi stiamo semplicemente... Stiamo semplicemente... Signora... No, ma lei come si permette di stare qua? Noi siamo cittadini. Signore, non si può accomodare. Io sono già accomodato.
Ma lei si rende conto? Ma si rende conto che lei è veramente un ridicolo? Signore, io sto Ma lei si rende conto che è un ridicolo? Si io sto disobbedendo una legge. Ma vada alla regione! Ma vada al governo! Ma che disobbedienza civile! Una legge segregazionista! E lo faccia dalla fa qui? Signore, è troppo semplice, ovunque. Ha capito? È troppo ovunque. Semplice, signore, io lo faccio ovunque. Capito? Ma c'è il ridicolo che lo faccio ovunque. Pienamente là. Allora, attendo qui l'arrivo delle forze dell'ordine, vi saluto. Ma tutto a posto, grazie.